start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un ennesimo video di auguri, è Natale, quindi vi faccio vi rinnovo i miei auguri di Buon Natale. Vi ricordo di votare al sondaggio, insomma al link che vi lascio sotto in descrizione per i migliori giochi di quest'anno. Vi voglio però segnalare, sia che siate degli studenti o ragazzi, insomma, con il vostro gruzzoletto accumulato durante il Natale, vogliosi di nuovi giochi, sia che siate adulti navigati in cerca di un titolo da giocarvi durante le ferie natalizie, il buon Indie non può che consigliarvi sia su Epic sia su Steam che cosa acquistare. Vi dico solo una cosa: i saldi di Epic sono molto particolari, perché tutti i giochi che vedete che costano meno di 14,99€ sono soggetti ad un ulteriore sconto del 25%, quindi arriverete a pagare giochi da, magari in questo caso Sifu, da 27€, lo pagherete 21€. Insomma, ed è interessante perché, vabbè, io adesso ve lo cito come fuori quota: c'è FIFA 23 a 27,99€, lo pagate 20,99€. Su Steam lo trovate normalmente a 27€ scontato, però qui avete un buono ulteriore del 25%, quindi questo avete 19 meno il 25%, quindi calcolate ancora un 6€ e qualcosa in meno, 6€, 9€ forse in meno, comunque. Vabbè, no, 7-8€, sì, vabbè, insomma, quello lì. Altra cosa, vi ricordo che adesso ci sono i giochi in regalo ogni giorno, per qualche giorno, e danno Metro Last Light, che è questo. Metro Last Light è la serie Metro, bellissimo, l'ho giocata tutta ad un fiato, e vi consiglio, questo lo potete riscattare gratuitamente, ma calcolate che avete a 3,99€ il primo capitolo. Molto bello anche lui, sarà un escalation, perché se vi comprate questo 3,99€ vi giocate quello gratis e poi vi giocate finalmente l'ultimo, l'Exodus, 8,99€, prezzaccio, calcolando la bellezza del gioco dal punto di vista grafico, dell'esperienza, il viaggio in treno, insomma, e questo è quello che vi consiglio per quanto riguarda Epic. Mentre su Steam, vedete qua, vi dicevo FIFA 27, 20,99€. È un esempio, insomma, poi vi fate tutti i vostri calcoli, vi portate a casa anche il nuovo su Epic, il nuovo adesso gioco di Borderlands, quello stile gioco di ruolo. Comunque, per i saldi invernali invece di Steam, vi consiglio, prima di tutto Sid Meier's Civilization 6 con il 90% di sconto, da 59,99 a 6€. Se vi piacciono i strategici, must. Dopodiché vi consiglio Euro Truck Simulator classico Evergreen a 5€, ma calcolando tutti gli sconti di tutti i vari DLC, a parte quello dei trasporti, insomma, tutte le zone, l'Italia scontata del 70%, la Francia pure, insomma, per rilassarvi un pochino durante le vostre fortunate vacanze. Poi abbiamo Elex 2, classico che io consiglio sempre, metà prezzo, 24,99€ anziché 49€, ma gioco non per tutti, vi rimando al video. E poi abbiamo New World, gioco online, se avete voglia di un MMO, insomma, gratuito, senza canone, che è stato recentemente rivisto, aggiornato, a metà prezzo, 19 invece di 39. E per ultima cosa vi consiglio Mass Effect, la Legendary Edition, 15€. Invece di 59, 75% di sconto, avete centinaia di ore, e dico centinaia perché se vi spolpate l'1, il 2, il 3, 100, insomma, parecchie ore le avete, con un doppiaggio in italiano, una storia molto bella, dal finale incerto, ogni capitolo finisce in modo diverso, potete perdere o meno compagni in base alle scelte che fate, ma che ve lo dico a fare, lo conoscerete di sicuro. Questi sono i miei consigli, molto spicci, insomma, giochi molto classici, ma ricordatevi anche appunto il buono dei 25€. Ogni volta che comprate un gioco vi viene dato un buono del 25% per un altro gioco che acquistate sempre dopo su Epic. Vi ricordo per l'ultima volta di votare sul link che trovate sotto, che è un documento Word, ci mettete 5 minuti anche meno. Votate i migliori giochi, che verso fine anno o inizio gennaio ci sarà la premiazione del vostro miglior indie e migliori indie per tre diverse categorie. Vi abbraccio nuovamente, vi auguro nuovamente un buon Natale e buone feste. Alla prossima, ciao ciao.